Facendo completamente a meno di Dio, ci conduce sempre di più sull'orlo dell'abisso verso l'accantonamento dell'uomo. Dovremmo allora, mi sembra, capovolgere l'assioma degli illuministi, dire anche chi non riesce a trovare la via dell'accettazione di Dio dovrebbe comunque cercare di vivere e indirizzare la sua vita veloci se Dio sta dentro, come se Dio ci fosse. Questo è il consiglio che già Pascal dava all'amico non credente e il consiglio che vorremmo dare anche oggi ai nostri amici che non credono. Così nessuno viene limitato nella sua libertà, ma tutte le nostre cose trovano un sostegno e un criterio di cui hanno urgentemente bisogno. Ciò di cui abbiamo soprattutto bisogno in questo momento della storia sono uomini che attraverso una fede illuminata e vissuta rendano Dio credibile in questo mondo. La testimonianza negativa di cristiani che parlavano di Dio e vivevano contro di Lui ha oscurato l'immagine di Dio e ha aperto la porta all'incredulità. Abbiamo bisogno di uomini che tengano lo sguardo dritto verso Dio, imparando da lì la vera umanità. Abbiamo bisogno di uomini il cui intelletto sia illuminato dalla luce di Dio e a cui Dio apra il cuore in modo che il loro intelletto possa parlare all'intelletto degli altri e il loro cuore possa aprire il cuore degli altri. Soltanto attraverso uomini che sono toccati da Dio, Dio può fare intorno presso gli uomini. Abbiamo bisogno di uomini come Benedetto da Norcia, il quale, in un tempo di dissipazione e di decadenza, si sprofondò nella solitudine più estrema, riuscendo, dopo tutte le purificazioni che dovete subire, a risalire alla luce, a ritornare e a fondare a Monte Cassino la città sul monte che con tante rovine mise insieme le forze dalle quali si formò un mondo nuovo. Così Benedetto come Abramo diventò padre di molti popoli. Le raccomandazioni ai suoi monaci poste alla fine della sua regola sono indicazioni che mostrano anche a noi la via che conduce in alto, fuori dalle crisi e dalle macerie. E cito dal capitolo 72 della regola, San Benedetto dice: come c'è un zelo amaro che allontana da Dio e conduce all'inferno, così c'è un zelo buono che allontana dai vizi e conduce a Dio e alla vita eterna. E a questo zelo che i monaci devono esercitarsi con ardentissimo amore, si prevengano l'un l'altro nel rendersi onore, sopportano con somma pazienza vicende le loro infermità fisiche e morali, si vogliano bene l'un l'altro con affetto fraterno, temano Dio nell'amore, nulla assolutamente antepongono a Cristo, il quale ci potrà condurre tutti alla vita eterna. Thank you.
cuore a me e a tutti i presenti che hanno sottolineato questo lungo abbraccio, il loro sentimento e la loro gratitudine. Riesce anche a sorprenderci, che ha messo le basi per un dialogo con le altre religioni e con gli illuministi, con i laici. Veramente, veramente grazie. Si è guadagnato, prego, soltanto per quello che ha detto questa sera. La dottoressa Santolini legge le motivazioni del premio e poi... Gesù di mezzo a tutti. La ringrazio e ringrazio.
anche da Sua Eccellenza Reverentissima Monsignor Giovanni Paolo Benotto, Vescovo di Tivoli, dal Padre Abate Bruno Marin, Presidente della Congregazione sulla Scienze, di tutte le altre autorità, a cominciare dal Sindaco di Subiaco, che sono qui in mezzo a noi. Ma io credo che mi consentirete che questa sera le ragioni del cuore ci suggeriscono di chiudere questo momento anche con una preghiera per il Santo Padre che pregherei Sua Eminenza di proporci in una forma semplice, accessibile a tutti. Ave Maria, grazia piena, piena di grazia, Signore è con te. Adesso la parola alla